Coronavirus, i casi positivi salgono a 125 da fonte ASREM, sono 4 i nuovi contagiati in Molise di questi 3 a Campobasso, dove i positivi sono 40 adesso, 2 pazienti dimessi da malattie infettive. Coronavirus, i disagi nelle case per anziani. Dopo i contagi a Cerce Maggiore e le apprensioni ad Agnone, dove però i tamponi sono risultati negativi, nelle strutture non mancano i problemi. Intanto Iorio prepara con i sindaci una legge per riorganizzare la sanità pubblica. Coronavirus, Don Pietro, Gesù è la speranza. Il parroco di Civitanova del Sannio in un video messaggio per Telemolise si rifà le parole del Papa e invita ad avere fede. La Caritas di Termoli Larino ha avviato iniziative per chi è in difficoltà. Nomina dei commissari alla sanità, respinto il ricorso della Regione. La decisione dei giudici del TAR, parlano gli avvocati Ruta e Romano, che hanno patrocinato i ricorsi di Giustini e dei comitati in difesa della sanità pubblica. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti, benvenuti al nostro TG delle 14. Apriamo anche oggi con l'emergenza coronavirus, salgono ancora i casi positivi in Molise, siamo a 125, 4 i nuovi casi oggi. Abbiamo con noi il direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano, che ringraziamo per essere qui anche oggi domenica, e allora chiediamo questi ultimi dati quali sono. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Sì, i casi salgono, ma ovviamente nel dispiacere di apprendere questa notizia possiamo dare notizia che questi casi sono relativi a cluster già conosciuti, quindi in realtà sono persone che erano in contatto con persone che erano già, per le quali già era stata rilevata la positività, e quindi una volta poi fatto il tampone abbiamo riscontrato altri casi, quindi abbiamo processato 905 tamponi dall'inizio della crisi e abbiamo 125 positività. La notizia positiva di oggi, scusate il gioco di parole, è che da malattie infettive abbiamo potuto dimettere 2 ulteriori pazienti che sono migliorati, quindi i dimessi dalla struttura ospedaliera aumentano a 15. In particolare adesso in malattie infettive abbiamo 16 pazienti e in terapia intensiva 9. Questa più o meno è la situazione di oggi. Avete già dato notizie che 3 di questi nuovi positivi sono inerenti a Campobasso, uno invece è residente fuori regione ed è della zona di Termoli. La cosa che volevo dire molto importante è che noterete tutti quanti che stiamo implementando ovviamente il numero dei tamponi. Ci sono pervenuti ulteriori tamponi sia dalla Protezione Civile, ne abbiamo anche acquistati noi, siamo riusciti ad ottenere la consegna anche noi come ASREM direttamente, e quindi diciamo la situazione dello screening sta procedendo in linea con quelle che sono le direttive ministeriali anche aggiornate recentemente. Quindi questo significa che fate più tamponi perché insomma c'è la possibilità di fare più tamponi, in che senso? Sono cambiate un attimo le disposizioni, quindi rimane sempre la valutazione medica, come ho già detto tante altre volte, l'individuazione del caso da sottoporre a tampone è stata resa ancora più restrittiva, cioè ancora più, dipende dal punto di vista nella quale ci certo atteggiamo, cioè insomma possiamo fare un numero maggiore di tamponi. Rimane sempre però la valutazione medica, che è la cosa più importante, perché altrimenti andiamo in una psicosi, come purtroppo è capitato, e non gestiamo in maniera ottimale le risorse e quello che noi dobbiamo svolgere per garantire la salute pubblica. Senta, le volevo chiedere, per quanto riguarda la sperimentazione del farmaco antiartrite, lo state utilizzando e in qualche modo queste 2 dimissioni sono anche legate all'utilizzo di questo farmaco? Il farmaco entra nella terapia intensiva perché non è un farmaco contro il virus, ma è un farmaco
che favorisce l'estubazione dei pazienti. Lo stiamo utilizzando, abbiamo delle notizie positive che ci arrivano dalla terapia intensiva, nel senso che un certo numero di pazienti sta migliorando. Non abbiamo ancora proceduto a dimetterli dalla terapia intensiva, quindi, perché è comunque un'area critica di monitoraggio delle persone. Ci auguriamo nei prossimi giorni di poter dare anche questa notizia positiva di persone che finalmente riescono anche ad avere un decorso completo anche dalla terapia intensiva. Ci sono delle notizie per quanto riguarda i nuovi medici e dunque le assunzioni e quant'altro? Sì, noi stiamo procedendo in maniera rapida, abbiamo avuto anche una risposta, devo dire, positiva. Stiamo assumendo in particolare infermieri, abbiamo già firmato più di 12 contratti, ma li stiamo firmando in continuazione. Io oggi sono qua in azienda e continuiamo con questa attività. Anche dal punto di vista medico abbiamo avuto dei riscontri, abbiamo proceduto ad assumere 6 medici e continuiamo anche qui a procedere. Queste assunzioni sono molto importanti perché ci danno una duplice forza assistenziale per quanto riguarda l'eventuale incremento di posti da destinare ai pazienti affetti da Covid, perché abbiamo ricevuto nel frattempo anche materiali, anche tramite donazioni e tramite ovviamente l'attività che ordinariamente noi svolgiamo e tramite quello che ci è stato fornito dalla Protezione Civile, ma le persone, il personale è molto importante sia per poter far funzionare queste nuove attrezzature, sia per dare un po' di turnover al personale sanitario direttamente coinvolto che ovviamente col perdurare della crisi è sottoposto a uno stress notevole e io ripeto sempre il mio ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati in prima fila, per fronteggiare questa situazione. La lascio subito, le faccio soltanto una richiesta da comunicatore per quanto riguarda le mappe che ci arrivano di sera, le mappe con l'indicazione geografica delle persone contagiate. Abbiamo dei problemi sia a leggerle sia a mandarle anche in onda, se è possibile avere delle risoluzioni diverse, da voi, dall'ASREM. Sì, assolutamente sì, in realtà era un problema che ci avevate già posto. Noi queste mappe ovviamente le sviluppiamo. Scusate. Sì, continui a parlare, può Mi continuare. sentite? Va Sì, bene, la sentiamo. ok. Queste mappe noi le sviluppiamo per motivi epidemiologici. Ovviamente hanno anche importanza per quanto concerne la comunicazione e quindi provvederemo a migliorarne la qualità. Grazie, buon lavoro e buona domenica, direttore. Grazie a voi. Andiamo avanti con il telegiornale. Caso positivo di coronavirus ieri al reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Imotio di Termoli. Da quanto si è appreso, si tratta di un paziente in precedenza ricoverato alla Neuromed dopo la chiusura del Sant'Imotio e poi riportato a Termoli con tampone negativo una volta completata la sanificazione. L'uomo è stato trasferito a San Giovanni Rotondo. Il tampone effettuato su altre due persone ricoverate in rianimazione a Termoli invece è risultato negativo. In reparto sono state disposte le misure di precauzione necessarie. Ed è guarito e tornato a casa Luigi Petrella, il paziente zero di Campobasso accusato ingiustamente di non aver rispettato la quarantena e di aver diffuso il contagio in città. In un lungo post su Facebook racconta la sua vicenda puntando il dito contro chi ha diffuso informazioni false sul suo conto, violando la sua privacy. Ho subito in poche ore tantissime offese e minacce, ma nessuno ha avuto la decenza di chiedere scusa, ha detto. Della sua vicenda Petrella parlerà domani in un'intervista a Telemolise. Nei giorni scorsi, lo ricorderete, ha creato apprensione la notizia dei tamponi effettuati nella casa di riposo di San Bernardino di Agnone. Per fortuna hanno dato tutti esito negativo. Ora però tutte queste strutture si trovano a vivere condizioni difficili, i costi sono aumentati, il personale è allo stremo, ma al momento non sono previsti aiuti da parte delle istituzioni. Sentiamo Sergio Di Vincenzo.
Ogni tampone effettuato sugli ospiti e sugli operatori della casa di riposo San Bernardino di Agnone è stato analizzato 3 volte e l'esito è sempre stato negativo. A chiedere in via precauzionale questi esami era stata proprio la cooperativa che gestisce la struttura, insospettita dalla morte di 3 anziani, in verità già in condizioni di salute precarie, avvenute nel giro di 24 ore. Ci è sembrato doveroso farlo, ha spiegato Vincenzo Scarano, avvocato dei soci della cooperativa. Abbiamo voluto tranquillizzare tutti, sia all'interno sia all'esterno della struttura, ma lo abbiamo fatto anche per porre un argine alle polemiche sui social, spesso fuori luogo. Chiuso questo capitolo, però, c'è anche un altro problema da affrontare. Senza risorse e con il personale allo stremo e sempre a rischio contagio, mandare avanti queste strutture è davvero dura. Ad oggi, infatti, le istituzioni non hanno previsto alcun aiuto per queste realtà. L'esito, come ben sapete, è stato negativo, ma vorrei cogliere l'occasione perché in questo momento, al di là dell'esito che ha dato un sospiro di sollievo a tutta la comunità molisana, quello che invece è forse importante ribadire è che ci sono delle persone che ancora oggi con incoscienza escono e quindi non restano a casa, ma ci sono altre persone che invece con coscienza non restano a casa, sono costrette ad uscire e appunto sono queste persone che lavorano a livello sanitario o parasanitario, appunto persone che lavorano anche in case di riposo, dove per prestare l'assistenza si espongono a rischi e a sacrifici non indifferenti. Purtroppo l'attenzione deve essere puntata su questo settore, perché i costi di queste cooperative sono esorbitanti. Basti pensare che noi stessi, nella nostra cooperativa, già dal mese di febbraio ci siamo dovuti premunire di attrezzature e materiali idoneo per poter prevenire il diffondersi di questo virus. E purtroppo in questi casi non c'è la possibilità di andare incontro a questo tipo di personale che non può essere sostituito da chi che sia. Addirittura i tirocinanti non possono più partecipare in maniera attiva e dare un aiuto a questo personale che, torno a ripetere, oggi non si può permettere il lusso, se vogliamo definirlo lusso, di rinunciare a questo tipo di assistenza nei confronti delle parti più deboli. Per questo mi rivolgo a chi di dovere, alla regione, al governo, perché possa tutelare queste persone che lavorano in questi settori particolari e che sicuramente risentiranno di una crisi che non sarà semplicemente economica. E la Regione si appresta a concentrare maggiore attenzione sugli operatori sociosanitari che lavorano nelle case di riposo, nelle quali complessivamente sono ospitati circa 1.800 anziani, lo ha anticipato il governatore Donato Toma, ipotizzabile dunque l'avvio di uno screening a tappeto con l'esecuzione di tamponi al fine di prevenire il contagio da coronavirus. Una nuova organizzazione per la rete ospedaliera molisana la chiede Michele Iorio, che sta preparando con i sindaci molisani che vorranno aderire alla sua iniziativa una legge regionale sulla riorganizzazione della sanità pubblica del Molise. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Al via un disegno di legge regionale per la sanità molisana, lo sta mettendo nero su bianco Michele Iorio, che si rivolge a tutti i sindaci del Molise. L'ex governatore ha già inviato una lettera aperta al sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, che a sua volta ha condiviso la proposta di Iorio sulla chat in cui sono raggruppati tutti i sindaci del Molise. La lettera contiene un disegno di legge su cui Iorio ha lavorato in questi mesi insieme ad altri colleghi, volto a fissare le linee guida della riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dell'emergenza in Molise. Una riorganizzazione che guarda oltre il momento straordinario del Covid-19 proprio perché questa pandemia ne ha accentuato la necessità. Siamo in piano di rientro da 12 anni, continua l'ex governatore. Si sono succeduti governi nazionali di ogni colore politico. In Molise si sono alternate al governo 2 coalizioni. Per troppo tempo abbiamo sospeso il nostro diritto costituzionale a dotarci di un'organizzazione del sistema sanitario. È arrivato il momento di trattare con il governo nazionale per difendere il diritto alla salute dei molisani. E per avere forza la trattativa deve basarsi non su una petizione, ma su una legge regionale. Per questo, sottolinea Iorio, voglio condividere con tutti i sindaci la proposta di legge che presenterò in Consiglio.
L'attuazione dei vari POS approvati dal tavolo tecnico interministeriale con la Regione Molise ha profondamente modificato la nostra organizzazione sanitaria con la rete ospedaliera stravolta. Il Molise si è ritrovato di fatto impossibilitato ad adottare percorsi assistenziali per garantire il trattamento adeguato, tempestivo ed efficace sia di patologie ordinarie che di quelle tempodipendenti. È doveroso pertanto, continua Iorio, che la Regione Molise intervenga per riappropriarsi e ripristinare le norme costituzionali, adottando con urgenza una legge che tenga nuovamente conto delle reali esigenze della popolazione, che possono così riassumersi. Hub regionale, il presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso come DEA di secondo livello, integrato con la Fondazione Gemelli. Centri SPOC, gli ospedali di Isernia e Termoli. Presidio di zona disagiata, l'ospedale di Agnone. Stabilimenti di Venafro e Larino, centri di primo soccorso con medicina, lungodegenza, riabilitazione ospedaliera e case della salute. Nei giorni scorsi, conclude l'ex governatore, ho apprezzato molto l'iniziativa dei 100 sindaci che hanno chiesto invano la riorganizzazione ospedaliera durante l'emergenza da Covid-19, mentre con rammarico osservo che la posizione del presidente commissario Toma è diversa, se non antitetica. Le azioni del governo regionale dell'ASREM dopo gli accordi con i privati accreditati sono state dettate dalla palese violazione delle linee guida del Ministero della Salute, lo afferma l'ex parlamentare Laura Venitelli, ribadendo che al Cardarelli, nelle cliniche coinvolte, anche a Termoli e Isernia, verranno ricoverati malati da Covid-19 nonostante la presenza in altri reparti di malati oncologici o con patologie tempodipendenti. L'esponente del PD ha inviato una lettera al governo, alla protezione civile e ai prefetti, ricordando altresì che la regione potrebbe avvalersi degli ospedali di Larino e Venafro, che sono muniti di sale operatorie e del necessario per fronteggiare questa emergenza e per differenziare i ricoveri. In Molise, ha affermato la Venitelli, non si guarda invece alle strutture pubbliche esistenti sul territorio e alla salute dei cittadini, con una gestione che sta preoccupando sempre di più. Ora parliamo del ricorso presentato dalla Regione contro la nomina dei commissari esterni alla sanità Giustini e Grossi, respinto dal TAR. Anna Maria Di Matteo ha intervistato gli avvocati Pino Ruta e Massimo Romano, che hanno patrocinato due ricorsi, il primo per conto del commissario Giustini, il secondo per i comitati per la sanità pubblica. Sentiamo. Il TAR Molise ha respinto il ricorso proposto dalla Regione contro la delibera del Consiglio dei Ministri di nomina dei commissari alla sanità esterni Giustini e Grossi. Condivise dunque le tesi difensive delle amministrazioni centrali, difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, del commissario Giustini, difeso dall'Avvocato Pino Ruta, e dei comitati per la sanità pubblica, difesi invece dall'Avvocato Massimo Romano. Avvocato Pino Ruta, una decisione importante è quella del TAR, non solo per il Molise dunque? Beh, certamente è una decisione che non solo costituisce un importante precedente nel panorama nazionale, in quanto viene a scolpire un pochettino quello che è l'assetto dei rapporti tra poteri centrali e poteri regionali in materia di gestione della sanità. E quindi da questo punto di vista, insomma, è un precedente che farà scuola, tra l'altro in scia con quello della Corte Costituzionale, che da un po' di tempo aveva già in qualche modo stabilito un equilibrio tra questi due poteri, e quindi tra i poteri dei commissari o i poteri dei, diciamo, i poteri centrali di nomina dei commissari e i poteri regionali, quelli che fino ad oggi venivano in qualche modo attribuiti al governatore in modo abbastanza automatico in materia di commissariamenti della sanità. Senta, il commissario Giustini e la subcommissaria Grossi restano dunque al loro posto, cosa cambia rispetto a ieri? Ma dal punto di vista giuridico il precedente è importante perché in qualche modo consolida il potere dell'autorità centrale di gestire queste fasi emergenziali quando a livello sanitario locale il sistema scricchiola, come nel caso nostro, e quindi da questo punto di vista il precedente del TAR era molto atteso, perché era un anno che nell'incertezza generale tra la legittimità o la legittimazione di queste figure e la sistematica
attività di indebolimento che veniva portata avanti dai poteri regionali nei confronti degli organi commissariali, abbiamo assistito ad una situazione, non dico di paralisi, ma comunque di cattiva gestione, e soprattutto in una fase come questa di emergenza sanitaria col coronavirus, la possibilità di individuare dei centri di imputazione delle decisioni è oltremodo importante, per cui nell'incertezza le decisioni vengono rallentate e le conseguenze le paghiamo tutti, non soltanto sul piano dal punto di vista dell'incertezza giurisprudenziale, ma sul piano soprattutto sociale e gestionale. Avvocato Massimo Romano, i comitati hanno sostenuto le ragioni del commissariamento esterno, perché? I comitati hanno ribadito il principio della necessaria separazione tra le funzioni politiche e le prerogative di ordine tecnico che devono essere assegnate a figure scollegate dal circuito e dagli interessi elettoralistici. I 12 anni di commissariamento della Regione Molise nelle persone dei rispettivi presidenti ha dimostrato il fallimento di quella impostazione. Oggi, con la sentenza del TAR Molise e prima ancora con quella della Corte Costituzionale, nessuno ha più scuse. Da un lato la Regione deve astenersi dall'interferire con l'attività commissariale, dall'altro i commissari devono, hanno l'onere di dimostrare che è possibile invertire la rotta. Ha giurato con i guanti e con i colleghi a fianco a lui che indossavano la mascherina, così a Brescia in tribunale nell'ufficio del presidente della Corte d'Appello Claudio Castelli. È avvenuto l'insediamento di Guido Rispoli, nuovo procuratore generale, è stato introdotto dall'avvocato generale Marco Martani. Rispoli, nato a Milano ma milanese di origini, 58 anni, arriva da Campobasso dove è stato procuratore generale. Senza alcun rinvio per il coronavirus ha assunto dunque la funzione di procuratore generale della Corte d'Appello di Brescia e a Campobasso prende il posto di Rispoli il magistrato Antonio Larana, dunque oggi procuratore generale facente funzioni. È partito dalle parole del Papa prima della benedizione Urbi et Orbi, Don Pietro Monaco, parroco di Civitanova del Sannio, nel suo messaggio domenicale. Abbiate fede in Dio, Gesù è al nostro fianco, Lui ci ha insegnato a portare il peso della croce, Lui è risorto, Lui è la speranza, detto. Sentiamo. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti, ha detto Papa Francesco, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Ha ricordato la mancanza di fede dei discepoli nel pieno della tempesta, ma anche la fiducia in Gesù. Fitte tenebre si sono addensate, scenda la benedizione di Dio. Tempesta e fragilità. Il suo discorso prima della storica benedizione Urbi et Orbi e la concessione dell'indulgenza plenaria in una piazza San Pietro vuota e sferzata dalla pioggia. Parole toccanti quelle del Papa, come toccante è stato vedere l'uomo Francesco, provato dagli anni, claudicante, ma tenace nella fede, baluardo della cristianità, piglio di speranza. Il suono delle campane, mischiato a quello delle ambulanze, è stato straziante. E dalle parole del pontefice è partito Don Pietro Monaco, parroco di Civitanova del Sannio, nel messaggio domenicale, riallacciandosi al Vangelo. È stato veramente un momento forte di preghiera in cui il Papa ci ha rincuorato, ci ha detto non abbiate paura, il Signore è al nostro lato, il Signore è colui che ci sostiene, ci accompagna. Questo momento è un momento di prova, di difficoltà. Anche il Vangelo di domenica in cui ci viene ricordato l'episodio di Lazzaro. Ecco, Gesù, stando lontano, ricorda ai suoi discepoli, è stato importante che io stessi con voi, perché adesso andando a trovare la famiglia di Lazzaro avremmo l'opportunità di vivere un momento forte. Infatti nell'incontro anche con la sorella, con la famiglia, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È la domanda che ci poniamo, è il sentimento che ci accompagna in queste situazioni, ma dove sta il Signore se ci capita tutto questo? Dove sta il Signore se persone muoiono innocenti? E l'esperienza che viviamo proprio davanti alla croce, l'invito di Papa Francesco era proprio ad abbracciare la croce, le nostre croci, le nostre difficoltà, perché il Signore non è colui che ci manda le croci, ma è colui che ci insegna ad affrontarle, a superarle.
ad affrontarle con lui, perché proprio affrontandole con lui la croce ha un'altra soluzione, non è motivo di condanna, non è motivo di morte, ma diventa occasione di vita, apertura alla risurrezione. Quello che stiamo vivendo in questi giorni ci fa capire il peso della croce, del fardello portato da Gesù, ma Gesù è risorto. Avere fede significa non perdere mai la speranza, e Dio è la speranza, ha sottolineato Don Pietro. Questo è il messaggio, penso, che ci venga da Papa Francesco, che ci venga dalla liturgia che abbiamo vissuto oggi, che stiamo vivendo in questi giorni, che ci apre proprio anche ancora di più alla Settimana Santa. Una settimana che ci dice che il Signore è il risorto, è il vivente, è colui che ha affrontato con coraggio, pensiamo alla preghiera del Getsemani, se possibile allontana da me questo calice, però è nell'affrontare, nell'entrarci dentro, che il Signore ha motivo di speranza, di rimettersi nelle mani del Padre, e con Lui è sicuro di vincere. Non sa come, non sa il modo, sente che quello che dovrà affrontare è un momento difficile, forte, però si fida del Padre. E così anche noi, nella solitudine delle nostre case, nello stare con le nostre famiglie, rilanciamo questo monito che ci viene da Papa Francesco, dalla liturgia, da Gesù stesso: non abbiate timore, non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni. Salute a tutti, buona domenica. Si fanno sempre più sentire anche sul piano economico. Sono già tante le famiglie e le persone sole, in difficoltà e senza alcun reddito. La Caritas di Termoli Larino ha avviato diverse iniziative di aiuto e, come segno di sostegno alle attività della Chiesa, il Vescovo De Luca ha celebrato una messa con le suore nella cittadella della Carità. Sentiamo Fabrizio Occhionero. L'emergenza nell'emergenza di chi già vive una situazione di fatica e di fragilità e ora si confronta con i limiti e le distanze imposti per contenere il rischio di contagio, ma anche con le nuove povertà e richieste che arrivano da chi non sta lavorando e in mancanza di un reddito non può provvedere anche alle primarie necessità. Vicinanza, conforto e segni di prossimità da parte della Chiesa che sul territorio in vari modi cerca di sostenere e accompagnare chi si trova nel bisogno non solo materiale. Il Vescovo di Termoli Larino, Gianfranco De Luca, ha voluto celebrare una messa nella cappella della Cittadella della Carità nel centro storico di Termoli, dove le suore, gli operatori e i volontari della Caritas hanno messo a punto varie iniziative per condividere i servizi offerti per fronteggiare tante forme di disagio sociale in un momento così delicato in cui le richieste aumentano e vanno rapportate alle nuove disposizioni. Un segno di vicinanza, osservato il Vescovo in diretta Facebook, per sostenere anche l'impegno che la Chiesa diocesana porta avanti per tutti coloro che nella loro fragilità vivono le conseguenze della situazione che viviamo. Una rete sociale che coinvolge la Caritas, i parroci, le amministrazioni comunali e le associazioni del territorio, da Termoli al resto del Basso Molise, in base a quelle che sono le emergenze principali. Richieste sempre più frequenti che arrivano da chi non ha una casa, chi cerca semplicemente una parola di conforto e una preghiera. Suor Lidia Gatti, direttore della Caritas di Termoli Larino, ha evidenziato così il senso di un lavoro di rete aperto alla collaborazione. Caritas, come la Chiesa locale, è sempre stata presente sul territorio e lavorato in rete con le diverse istituzioni e le associazioni di volontariato. In questo momento abbiamo rafforzato la rete e collaboriamo con tutti gli enti proposti ad andare incontro ai diversi bisogni e alle emergenze di questo momento. Ogni giorno la mensa Caritas offre un pasto caldo a chi vive una situazione di difficoltà e sostiene anche le attività per i senza tetto nel dormitorio allestito dal comune nella palestra della scuola Schweizer. Il pasto alla mensa si conferma, la mensa non è chiusa, i nostri ospiti possono accedere e prendere il pasto, che è un pasto di asporto che abbiamo già
organizzato per loro prima ancora che il decreto ce lo chiedesse. Quindi tutte le misure di sicurezza sono concretizzate proprio per salvaguardare la vita delle persone. L'ascolto resta fondamentale per non far sentire ancora più solo chi vive una situazione difficile, non ha una famiglia. È chiaro che la vicinanza anche fisica alle persone sarebbe l'ottimo per poter mantenere la relazione, ma proprio perché in questo momento la vicinanza fisica non ci può essere, parole di conforto attraverso le telefonate che ci arrivano, penso alle persone sole che vivono nella nostra qui zona, nel centro storico, ma anche parole di conforto per gli ospiti che si presentano a mensa, perché è importante rilevare e mettere in evidenza che oggi più che mai la vita è un dono da salvaguardare. Intanto la Polizia di Stato è in prima linea nel contrasto alla diffusione del coronavirus, si fa carico di un altro problema più volte segnalato anche dalla nostra TV. In questo filmato, gentilmente messo a disposizione dal questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, viene illustrato con estrema semplicità come segnalare i reati di violenza domestica in aumento dopo che i decreti per l'emergenza hanno costretto alla convivenza forzata anche le famiglie al cui interno vi siano persone problematiche. UPOL, la app della Polizia di Stato per smartphone, si aggiorna dunque prevedendo la possibilità di segnalare i reati violenti. Vediamolo insieme. UPOL, l'app della Polizia di Stato contro bullismo e droga, da oggi prevede nuovi servizi. Per contrastare il contagio da Covid-19 abbiamo l'obbligo di restare a casa. UPOL può aiutarti nei momenti di difficoltà. Se vuoi segnalare un episodio di violenza domestica, ora puoi farlo. Passiamo agli esempi. Se vuoi segnalare un episodio di bullismo, puoi scrivere e magari inviare una foto. Se vuoi segnalare un episodio di spaccio, puoi scrivere e inviare anche una foto. Se sei vittima o testimone di un episodio di violenza domestica, puoi scrivere e inviare foto. UPOL, l'app della Polizia di Stato. In questi giorni di emergenza vediamo come stanno operando i medici di medicina generale. Abbiamo sentito il dottor Felice Di Donato, che è anche infettivologo. E allora sentiamo cosa ci ha detto in questo servizio. In questi giorni di emergenza coronavirus, i medici di medicina generale stanno assicurando la presenza con fermezza, impegno e sacrificio, ha spiegato il dottor Felice Di Donato, che è anche infettivologo. Cercando di salvaguardare l'integrità psicofisica delle persone e cercando di curare quelle che sono poi le patologie croniche o le patologie in acuto. E quindi cercando di dare anche degli appuntamenti differenziati con i vari pazienti in modo tale da evitare assembramenti o evitare la presenza di più persone all'interno dello studio. Certamente c'è bisogno di maggiori presidi personali, il sindacato della FISMO in questi giorni si è mosso e ha distribuito ai colleghi di medicina generale 3 mascherine, però il numero è esiguo e sicuramente abbiamo bisogno di questi presidi per cercare di, come posso dire, di non solo di avere una protezione personale, ma di dare anche una sicurezza ai pazienti che afferiscono allo studio. Quindi parte da questo video messaggio anche un appello agli organi regionali affinché possano darci, distribuirci questi presidi che sono importanti. Riguardo le ricette, come ci si comporta? Quando riguarda invece la ricettazione, l'abbiamo molto semplificato, in quanto con una email mandiamo direttamente questa ricetta demetralizzata, quella bianca per intenderci, direttamente
al farmacista di riferimento che ci riferisce praticamente il paziente, in modo tale che il paziente va direttamente in farmacia a prendere i farmaci. Il problema invece importante è soprattutto per la ricettazione di quelle ricette cosiddette rosse, e questo problema non riusciamo a risolverlo a livello locale, ma deve essere risolto a livello nazionale, tramite la SOGEI, tramite praticamente il Ministero della Salute, perché ci sono alcuni farmaci neurolettici, l'ossigeno ed altre molecole che purtroppo c'è bisogno della compilazione della ricetta rossa firmata praticamente dal medico. Quindi questa è una problematica che secondo me deve essere affrontata in maniera forte e decisa dal punto di vista non solo locale ma dal punto di vista centrale. Io penso che su questo un ragionamento forte il governo lo deve fare, perché altrimenti rischiamo di fare un lavoro fatto a metà, abbiamo un bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, cioè non lo risolviamo il problema. Di Donato è intervenuto anche sul tema tamponi. A mio modesto avviso l'esecuzione dei tamponi per cominciare a fare una cernita degli operatori sanitari, dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziali, dei medici del 118, degli operatori sanitari, va fatta. Dobbiamo sapere coloro i quali sono portatori asintomatici, bisogna sapere quali sono invece coloro i quali sono stati contagiati e sono sintomatici. Abbiamo bisogno di saperle queste cose. Perché se si ammalano gli operatori della sanità, se si ammalano i medici, se si ammalano gli infermieri, le persone, chi li cura? Le persone, i pazienti in questi giorni chiedono consigli, vogliono essere informati e per quanto possibile rassicurati su comportamenti, ma non solo. La guardia deve essere alta. Quali i sintomi a cui fare attenzione? Soprattutto quello che deve, come posso dire, deve farci riflettere e se il paziente ha difficoltà respiratorie. Per essere molto pratici, è come se uno fa una corsa improvvisa, fa una corsa e sente praticamente il fiato corto, un fiato stentato. Questo, insieme alla febbre, insieme alla tosse, attenzione alla tosse, soprattutto nei pazienti anziani, deve farci riflettere che verosimilmente, ma poi deve essere confermato dai dati di laboratorio, dal tampone, da una serie di analisi di laboratorio, dalla radiografia del torace e tutto il resto che deve essere fatto in ambiente protetto, in ambiente ospedaliero. Quindi il messaggio è molta tranquillità, attenzione, però cercare praticamente di avere anche un autocontrollo. È importante in questo periodo fare un'alimentazione la più varia possibile, cercando di fare compatibilmente alla dimora presso le nostre case anche un po' di esercizio fisico, perché questo è anche importante. Dopo i casi positivi riscontrati a Ripa Limosani, il sindaco Marco Giampaolo ha voluto parlare ai suoi concittadini per tranquillizzare. Le due persone erano in quarantena e ora hanno superato la fase critica, detto, e stanno bene. Sentiamo. Sono state attivate tutte le procedure burocratiche necessarie per gestire questa situazione, come il COC, Centro Operativo Comunale, oltre che un'altra serie di servizi che già erano, come sapete tutti, già attivi, come il servizio record che riguarda soprattutto la consegna a domicilio dei farmaci e del cibo e quindi dei beni di prima necessità. Mi preme quindi sottolineare che queste persone non sono state in contatto con nessuno durante questa quarantena, quindi sono già due settimane che non hanno rapporti con nessun cittadino di Ripa, e questo ovviamente lo dico per tranquillizzare. Adesso è importante continuare a fare i sacrifici che stiamo tutti quanti già facendo. Io vi ringrazio ovviamente per quello che già state facendo, perché diciamo il popolo sta rispondendo abbastanza bene e la gente sta rimanendo a casa, e quindi di questo vi ringrazio di cuore. Ovviamente i carabinieri vigilano ovviamente su chi cerca di fare il furbo, e sono tante che sono state fatte anche delle multe, e questo ovviamente per gli irresponsabili, per chi continua a stare fuori. Quindi il mio invito è continuare a stare dentro, e passerà. Purtroppo è un periodo che ci vuole, ce lo siamo trovati, dobbiamo imparare insieme ad affrontarlo. Noi come amministrazione stiamo mettendo in atto tutto ciò che è necessario, tant'è che abbiamo distribuito anche delle mascherine ieri ai servizi
necessari, a quelli che devono stare aperti per forza. Io stesso di persona sono andato a consegnare queste mascherine che siamo riusciti ad acquistare come comune, in misura anche limitata purtroppo perché non ci sono state consegnate quelle che avevamo ordinato, però dobbiamo continuare a lottare, praticamente a stare insieme, a fare un gioco di squadra, e solo in questo modo possiamo veramente dire che andrà tutto bene. Il Premier Conte ha annunciato ieri l'anticipo di 4,3 miliardi di euro del Fondo di Solidarietà Comunale per il Soccorso Alimentare, a cui si aggiungono subito altri 400 milioni di euro. I comuni hanno a disposizione fondi vincolati alla creazione di buoni spese e alla possibilità di erogare generi alimentari. Inoltre, ha detto il parlamentare molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, grazie al reddito di cittadinanza ci sono 2,5 milioni di italiani che hanno un sostegno fondamentale per arrivare a fine mese. Oltre 11 miliardi di euro, ha continuato, sono già stati destinati agli ammortizzatori sociali, agli indennizzi e ai bonus in favore di autonomi e professionisti. È stata estesa la cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale e a tutti i settori produttivi. Da lunedì 30 marzo, ha detto ancora Federico, i datori di lavoro possono fare domanda e il bonifico arriverà direttamente sull'IBAN del lavoratore. Ministero del Lavoro e INPS si stanno impegnando affinché i pagamenti siano attivati entro il 15 aprile e, se possibile, anche prima. Per la cassa integrazione ordinaria, ha concluso Antonio Federico, è già possibile far pervenire le richieste. Le domande per i bonus e gli indennizzi saranno disponibili sul sito dell'INPS dal 31 marzo. Scadenze prorogate per i documenti amministrativi e autorizzazioni che andavano rinnovati dal 17 marzo in poi. A ricordarlo il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, tra questi documenti rientrano la carta d'identità, la patente di guida, i permessi di soggiorno e le polizze assicurative. Marta Martino. Non poter uscire di casa per poter svolgere le normali attività quotidiane ha avuto come conseguenza anche quella di non poter provvedere al rinnovo di atti amministrativi e autorizzazioni in scadenza. Ci ha pensato il decreto legge del 17 marzo, emanato per far fronte all'emergenza Covid-19. A ricordarlo è il sindaco di Campobasso Roberto Gravina. E allora, chiunque abbia un documento di identità scaduto dal 17 marzo in poi avrà tempo fino al 31 agosto per rinnovarlo. Fino a quella data resterà valido, ma non per l'espatrio. La data di scadenza resta quella indicata sul documento. Stesso discorso è data di proroga per le patenti di guida italiane, per il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Rientrano tra questi i permessi di soggiorno, le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal codice della strada o da norme speciali, le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti, le autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti, l'attestato per guidare autotreni e auto articolati con carico superiore a 20 tonnellate rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto 65 anni di età, l'attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, auto articolati, auto snodati adibiti al trasporto di persone rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto 60 anni. Per i veicoli con revisione scaduta il 17 marzo o che scade entro il 31 luglio 2020 è consentita la circolazione fino al 31 ottobre senza aver effettuato la visita di revisione. Scadenza posticipata di 30 giorni anche per le polizze assicurative in scadenza fino al 31 luglio. Nel frattempo restano comunque valide e questo anche nel caso di polizze assicurative rateizzate in 6 mesi o periodiche. Aperture a macchia di leopardo oggi a Campobasso, dove peraltro la Filcamps CGL di Abruzzo e Molise ha proclamato proprio per la giornata di oggi lo sciopero per denunciare la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano a lavorare gli addetti delle attività commerciali che per legge devono restare aperte. La richiesta è una legge regionale che limiti gli accessi nei negozi, gli orari di apertura infrasettimanale e che obblighi la chiusura di tutti gli esercizi commerciali la domenica. Intanto oggi molte attività commerciali sono rimaste regolarmente aperte, con la gente impegnata come sempre a fare la spesa anche di domenica.
L'emergenza internazionale ha costretto a una celebrazione virtuale anche della Giornata Internazionale del Teatro. Il convitto Mario Pagano di Campobasso, che aveva aderito all'iniziativa da programma, avrebbe dovuto portare una performance in scena ad Agnone, ma anche in situazione d'emergenza i ragazzi e i docenti non si sono arresi, riconfigurando il lavoro attraverso le nuove tecnologie e affiancandolo ai social. Sentiamo Giuseppe Carriera. A causa dell'emergenza coronavirus, la Giornata Mondiale del Teatro 2020 è stata celebrata in condizioni eccezionali, con un messaggio realizzato e condiviso a distanza. Il convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso, che avrebbe dovuto celebrare la ricorrenza internazionale andando in scena ad Agnone, ha deciso di raccogliere l'invito per una celebrazione capace di diventare virale attraverso tutte le piattaforme social. Il messaggio internazionale per la Giornata Mondiale del Teatro 2020, lanciato dall'autore drammaturgo pakistano Shahid Nadim, è stato infatti interpretato in un video ideato e prodotto attraverso la rete e le nuove tecnologie che in questi giorni hanno unito ancora di più studenti e docenti per la realizzazione della stessa iniziativa. Parole e pensieri che in questo particolare momento di emergenza internazionale acquistano ulteriore valore, spingendo ognuno a voler compiere una propria e personale ricerca interiore per coltivare in sé emozioni positive di cui poter fare dono agli altri. Per partecipare all'iniziativa social internazionale, allievi e docenti hanno utilizzato tutti gli strumenti della didattica a distanza che consentono al mondo della scuola di non fermarsi, ha spiegato il rettore Rossella Gianfagna. La tecnologia, oltre a colmare la distanza e sostituirsi alla didattica in presenza, ha voluto rendere protagonisti gli allievi di un progetto che celebra la cultura, la bellezza, il teatro, ma che oggi lancia anche un messaggio di condivisione, forza e speranza, che ci vede tutti impegnati a superare l'emergenza che stiamo vivendo, ha concluso il rettore. Ma vediamo un brano del lavoro dei ragazzi dedicato proprio alla celebrazione della Giornata Mondiale del Teatro. Improvvisamente si dischiuse davanti a noi un concetto completamente nuovo di teatro, in cui l'attore diventa la reincarnazione del personaggio che sta interpretando. Esplorare storie come quella di Bulle Sahar, e ce ne sono tante in tutte le culture, può diventare un ponte tra noi, persone di teatro, e un pubblico inconsapevole ma entusiasta. Quando siamo sul palcoscenico, a volte veniamo assorbiti dalla nostra filosofia di teatro, dal nostro ruolo di precursori del cambiamento sociale, e ci dimentichiamo di gran parte delle masse. Nel nostro impegno con le sfide del presente, ci priviamo della possibilità di un'esperienza spirituale profondamente toccante, che il teatro può offrire. Nel mondo di oggi, in cui l'intolleranza, l'odio e la violenza aumentano sempre di più, in cui il nostro pianeta sta precipitando nella catastrofe climatica, abbiamo bisogno di recuperare la nostra forza spirituale, abbiamo bisogno di combattere l'apatia, l'indolenza, il pessimismo, l'avidità e il disprezzo per il mondo in cui viviamo, per il pianeta in cui viviamo. Il teatro ha un ruolo nobile, nel dare energia e spingere l'umanità a resistere alla sua caduta inesorabile nell'abisso. Vediamo adesso un video realizzato dal fotografo campobassano Roberto Tucci, un messaggio di speranza e riflessione. Thank you.
È tutto, termina qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.